Salve a tutti, qui Divus che vi parla, vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. In questo episodio volevo fare un po' il punto riguardo la figura di Nokris, questa eminenza dell'alveare appena abbozzata in Destiny 1 e che per ora non sta trovando spazio in Destiny 2. Infatti, questo video parte da una semplice domanda: cosa sappiamo allo stato attuale delle cose con tutto Destiny 2 in mezzo riguardo Nokris rispetto a quello che sapevamo in Destiny 1? Purtroppo non sappiamo molto di più riguardo questa figura, perché nel gioco, diciamo così, quello che ci viene posto dinanzi anche attraverso le scansioni, non viene menzionato mai Nokris, però in un posto in realtà viene menzionato. In particolare viene menzionato nel mantello dei cacciatori del set di Io, quello che è chiamato il set dei cavalieri di Gen'Sim. In questo mantello, se voi osservate il tasto, che espone la lore, premendo appunto il tasto che ve la racconta, si può fare su tutte le corazze di classe dei set dei vari pianeti. Comunque, noi possiamo leggere che Eris Morn, che è amica di Ashermir, come vi ho già spiegato in altri video, chiede a appunto Asher di fare ricerche riguardo Nokris. Quindi sappiamo per certo che Eris è interessata comunque alla figura di Nokris o è interessata a scoprire qualcosa di più su questa figura. Cosa succede? Asher cerca nei suoi volumi, Asher comunque è un grande erudito, nonostante il suo fare scontroso, è una persona estremamente saggia, estremamente colta e probabilmente sa tutto o quasi. Non riesce a trovare menzione di questo Nokris. Cosa significa questa cosa e cosa può significare nei confronti della sua prima apparizione? Nokris sappiamo che è apparso la prima volta, ma è stato nominato la prima volta durante l'ultima missione storia di The Taken King, Terre dei Corrotti. Quando noi arrivavamo verso, diciamo, la cattedrale di Oryx, il suo luogo di ritrovo, di raduno, dove lui stava all'interno dell'astro corazzata. E vediamo appunto tre statue: Oryx, Crota e Nokris. Nokris, quindi, come avevo già ipotizzato in un altro video, occupa comunque una posizione di eminenza nei confronti della famiglia di Oryx, perché se è posto vicino a Crota e vicino a Oryx potrebbe essere suo figlio, e suo fratello no, perché le sorelle le conosciamo, o potrebbe essere un nipote, quindi magari un figlio di Savathun o di Xyarto. Cosa può trasmetterci la nuova informazione che è arrivata in Destiny 2? Che probabilmente Nokris ha subito una damnatio memoriae. Cos'è damnatio memoriae? È un termine latino che indica la volontà di cancellare il ricordo, le azioni, la biografia di un qualcuno in modo che non venga tramandata traccia nel futuro, insomma, non, che ai posteri non passi la notizia che questo qualcuno è effettivamente esistito. Nokris, secondo me, ha subito un procedimento simile anche e soprattutto dai testi degli stessi dello stesso alveare. Questo Nokris quindi potrebbe essersi o ribellato a Oryx cercando di scalare il potere, cercando di arrivare al trono, come ha fatto ad esempio all'Aktul, e quindi essere stato in qualche modo bloccato e poi cancellato perché Oryx ha avvertito questa cosa come un profondissimo tradimento, soprattutto se magari in precedenza si fidava di Nokris. Oppure, se Nokris fosse effettivamente legato a Savathun, potrebbe essere stato rimosso a seguito della presunta morte della madre, che in realtà appunto non è morta. E quindi Oryx potrebbe aver deciso di eliminarlo dalla linea di successione, eliminarlo dalle eminenze dell'alveare perché temeva che potesse in qualche modo voler vendicare la madre o prendere il suo posto. Se effettivamente Nokris fosse legato a Savathun, si potrebbe ancora aprire uno spiraglio per vederlo effettivamente in Destiny 2, visto che abbiamo visto, stravisto, eridetto e stradetto quanto sia massiccia la presenza di personalità legate a Savathun e quanto sia probabile che Savathun arriverà in un prossimo DLC a farsi vedere e a farsi bella con i suoi nuovi poteri, probabilmente legati addirittura alla corruzione. Per il resto, Nokris resta sempre in questo grande alone di mistero. Può darsi che alla fine Bungie scelga di non sfruttare mai la figura di Nokris e tenere sempre questo membro dell'alveare dimenticato un po' sullo sfondo per incuriosire gli appassionati di lore a ricercare appunto indizi o aspetti di questa figura così enigmatica.
Fatemi sapere se a voi piacerebbe poter effettivamente scoprire di più su Nokris, incontrare magari Nokris, scoprire che magari si è ribellato all'alveare e non è più schierato con loro, magari potrebbe darci dei segreti perché si sente esiliato, umiliato. Insomma, ci sono sempre tante porte, addirittura Eris potrebbe essere partita in cerca di Nokris e non di Savatu, che ne sappiamo, perché magari questo Nokris, una volta esiliato, una volta bandito, una volta dimenticato, potrebbe essere un prezioso alleato. Insomma, secondo me le strade sono ancora molte. Ovviamente a noi comuni mortali non resta che fare qualche speculazione, qualche congettura, qualche ipotesi più o meno affascinante, aspettando che la Bungie si degni di mostrarci qualcosa, di rivelarci dell'altro. Mettete mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale Lorenzo Divus e anche alla mia pagina Facebook che si chiama sempre Lorenzo Divus, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!